ragazzi, faccio questo video qui rapido rapido da telefono, quindi scusate se la qualità non è top, però è l'unico modo che avevo per farlo subito subito questo video. Cristiano Ronaldo è ufficialmente un giocatore della Juventus, in realtà mancano le firme, che è una cosa comunque importante, ma c'è un comunicato del Real Madrid che dice che Cristiano Ronaldo andrà alla Juventus e per una cifra intorno ai 105 milioni più commissioni. Ronaldo prenderà 30 milioni probabilmente all'anno. E ragazzi, cosa dire? È qualcosa di incredibile, di inaspettato. Io fino ad oggi in realtà non ci credevo, non credevo che questo colpo potesse avvenire, però bisogna fare un discorso molto ampio. Questa sarà la reazione anche di un tifoso interista, ragazzi, perché non sarà solo la reazione di un ragazzo che guarda il calcio, ma sarà la reazione anche di un tifoso interista. Partiamo prima dalla reazione di un tifoso che guarda il calcio. Questo qui è qualcosa di inaspettato, incredibile, ragazzi. Il colpo di Cristiano Ronaldo alla Juventus è qualcosa di spettacolare, spettacolare. Uno dei giocatori, se non il calciatore più forte del mondo, verrà a giocare in Serie A. Spettacolare, veramente, ma veramente qualcosa di incredibile. Colpo della Juventus pazzesco, pazzesco. La Juventus per queste cose ha veramente, veramente tutta la mia stima, perché vede il colpo prima degli altri, è riuscita ad anticipare squadre che probabilmente anche economicamente forse erano messe pure meglio della Juventus. La Juventus ha dovuto fare qualche conto prima di appunto buttarsi in questa trattativa, in questa operazione veramente, veramente clamorosa. Da questo punto di vista l'operazione di Cristiano Ronaldo potrebbe sicuramente far bene alla Serie A per quanto riguarda i grandi talenti. Cioè, a quel punto, quando uno dei calciatori più forti del mondo viene a giocare in Serie A, alza il livello del campionato. Molta gente all'estero guarderà più spesso il campionato italiano, seguirà sicuramente più la Juventus, tutte le partite top della Juventus in Serie A, quindi Inter, Milan, Roma, verranno probabilmente maggiormente seguite, quindi può essere sicuramente un guadagno per il nostro campionato. Poi non so se economicamente potrà far bene alla Juventus o alla Serie A, lì onestamente non sono portato per fare queste cose, ma personalmente penso che questo colpo sia veramente, ma veramente tanta roba, tantissima, ma tantissima roba. La reazione di un tifoso interista è questa. Sia chiaro, ragazzi, non sto rosicando perché semplicemente l'Inter non poteva trattare un giocatore del genere. Se l'Inter avesse trattato Cristiano Ronaldo insieme alla Juventus, quindi una sfida tra Inter e Juve, a quel punto, e ovviamente Cristiano Ronaldo fosse andato alla Juventus, a quel punto avrei rosicato. Però non, il mio non è un rosicare, il mio è un dispiacere, perché se quest'anno l'Inter poteva avere colmato un pochettino il gap verso la Juventus, questi mi comprano Cristiano Ronaldo, dico vabbè, cioè la iniziamo veramente questa Serie A? È possibile che qualcuno arrivi più avanti della Juventus? Onestamente non credo. Però attenzione, raga, perché il discorso che faccio è io non credo che l'Inter o qualunque altra squadra sarebbe potuta arrivare prima della Juventus anche senza Cristiano Ronaldo. Cioè, è questo che vi voglio dire. Per me la Juventus era più forte di tutti anche senza Cristiano Ronaldo. E l'obiettivo dell'Inter in realtà sarebbe stato quello di migliorarsi e comunque di riprendere la Champions League, quindi di arrivare quarta. Quindi miglioramento del quarto posto o solo quarto posto, che comunque ricontinuare ad andare in Champions League per anni consecutivi vuol dire avere comunque qualche soldo in più all'entrata, in entrata, scusate. Però sono convinto, ragazzi, che la Juventus sarebbe comunque stata molto più forte dell'Inter. Ce la saremmo potuta giocare magari all'inizio del campionato, negli scontri diretti, però a lungo andare la Juventus esce fuori, ragazzi. Si è visto anche quest'anno, alla fine, nel lungo periodo, la Juventus salta fuori ed è costantemente migliore, più forte di tutti. Io, anche senza Cristiano Ronaldo, avrei detto che la Juventus sarebbe finita davanti a tutti quanti. Però nulla toglie, ragazzi, che questo colpo è clamoroso. Da fare i complimenti esclusivamente alla Juventus, perché, cioè, ragazzi, hanno preso Cristiano Ronaldo. È surreale sta cosa. È surreale. Veramente clamoroso. Veramente, veramente clamoroso. Non vedo l'ora di vedere una partita con Cristiano Ronaldo la Juventus, non vedo l'ora di vedere le sfide, i big match. Però è ovvio che da tifoso interista
Non ho paura, eh. Non ho paura, perché ragazzi, rispetto di tutti, paura di nessuno, però è ovvio che... Si fa dura, eh. Si fa dura un po' per tutti adesso. È ovvio che poi con Cristiano Ronaldo che va alla Juventus si sminuisce un po' tutto il resto del calciomercato. Alla fine l'Inter ha preso Nainggolan, ha preso De Vrij, che sono due ottimi calciatori. Questo non vuol dire, ragazzi, che se la Juventus prende Cristiano Ronaldo tutto il resto del calciomercato fa cagare, per l'amor di Dio. La Juventus è in Champions League costantemente da anni, vince il campionato da anni, vince trofei da anni. I soldi li ha, allo stadio di proprietà, adesso... Sicuramente avrà un grande sborso, ma qualcosa lo recupera con le magliette, con gli abbonamenti, che sono pure aumentati. Quindi, ragazzi, hanno aumentato gli abbonamenti, ma hanno comprato Cristiano Ronaldo. Veramente, veramente qualcosa di surreale. Comunque, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate, raga. Io, onestamente, non ci credevo, sono sincero. Non credevo che questo colpo potesse avvenire, ma è tanta roba. Un po' sono contento, vi dico la verità. Finalmente vediamo Cristiano Ronaldo... ogni domenica in Serie A, veramente veramente tanta roba. Fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate. Ovviamente noi ci vediamo ad un prossimo video. Un saluto, alla prossima, ciao a tutti ragazzi.